Siamo ora al piano terreno del Museo della Battaglia, nella chiesetta di San Paoletto, una chiesetta sconsacrata di origine barocca, molto semplice, con una semplice aula, un battistero, una cantoria e un altare ancora presenti. All'interno dell'abside della chiesetta nel 2017 è stato istituito il Memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Nel Memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto sono contenuti dei libri che hanno al loro interno i nomi di tutti gli insigniti all'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto del Nord Italia. Sono circa 540.000 nomi. Il memoriale è composto da tre pannelli, oltre ai libri. Nel primo pannello possiamo trovare la motivazione della croce di guerra alla città di Vittorio Veneto. Dall'altra parte vi è il medagliere che era comune non solo ai cavalieri di Vittorio Veneto, ma a tutti coloro che avevano combattuto nella Prima Guerra Mondiale, che accoglie i visitatori. C'è una scritta tratta dal testamento ai figli di uno degli eroi più importanti della Prima Guerra Mondiale, che è Nazario Sauro, che così recita: «Muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buonissimi figli del loro amato padre, ma mi viene in aiuto la patria, che è il plurale di padre». Questo ha significato che la patria ha, per tutti coloro che sono insigniti dell'Ordine del Cavaliere di Vittorio Veneto e per tutti coloro che hanno combattuto, un senso profondo. Assieme a tutti i libri che compongono il memoriale, vi è ovviamente anche la copia del libro dei Cavalieri, l'elenco nominativo dei Cavalieri Australia. Aprendo la prima pagina troverete, oltre al titolo, la gentile concessione del Ministero della Difesa, Direzione Generale del Personale Militare, e c'è una sezione particolare che si occupa esclusivamente dell'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Naturalmente la realizzazione è stata possibile grazie al contributo del Prosecco DOC e del Comune della città di Vittorio Veneto. Aprendo ancora, vi sono i ringraziamenti del sindaco e dell'assessore alla cultura della città di Vittorio Veneto e un'introduzione storica del libro. Qui viene spiegato che nel 1968 fu istituito l'ordine e tutti coloro che erano ancora in vita potevano essere insigniti, se facevano richiesta al Ministero della Difesa, del titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto. Naturalmente questo ebbe un grande eco e anche coloro che erano emigrati fecero domanda al Ministero della Difesa. Fu così che molte delle persone che si trovavano anche nella lontana Australia furono insignite del titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto. Fare questo elenco non è stato semplicissimo, perché gli elenchi che esistono al Ministero della Difesa sono sì informatizzati, ma hanno il grande problema che le città non sono scritte nel modo preciso, per cui abbiamo dovuto cercare, per esempio su Sydney, la bellezza di quattro desinenze diverse. Poi c'è anche il problema che non tutti, non sono riportate solo le città principali, ma sono riportati anche i sobborghi. E come voi ben sapete, ogni vostra città ha numerosissimi sobborghi. Quindi non è stato possibile, non abbiamo la certezza assolutamente di avere tutti i nomi dei cavalieri, nonostante siano passati siamo riusciti a passare ben 566 città fra città e sobborghi. Siamo riusciti a ricavare la bellezza di quasi 2000 insigniti. Andando avanti, troviamo che nel libro ci sono diverse fotografie. Queste foto fanno parte del fondo fotografico Luigi Marzocchi, che è una ricchezza del nostro museo, una ricchezza fotografica fatta di circa 700 stereoscopie e foto della collezione Marzocchi, appunto. Come
potete vedere c'è un elenco con tutte le 600 e passa città che sono state ricercate, e ad ognuna di queste sono associati i numeri dei cavalieri che erano presenti in quella città. Andando alla fine risultano esserci, per la precisione, 1992 cavalieri presenti in Australia. C'è poi una parte che riguarda i documenti. La prima pagina che si trova nei documenti riguarda la legge costitutiva dell'Ordine dei Cavalieri, che è una legge rapidissima, composta da 7 articoli. Nel primo si dice che per servizio militare di 6 mesi o per guerre precedenti a quella del 14-18 c'è stata la concessione di una medaglia ricordo in oro, e questa veniva tramite la presentazione della domanda al comune di residenza e conseguentemente al Ministero della Difesa. Nel secondo articolo invece c'è l'istituzione vera e propria dell'Ordine dei Cavalieri di Vittorio Veneto, con un'unica classe, quella di cavaliere. Potevano essere decorati tutti coloro che avevano combattuto nella guerra del 14-18 ed erano stati decorati a loro volta dalla Croce al Merito di Guerra. Viene stabilito in questo articolo anche l'insegna del cavaliere, che è una croce metallica e un nastrino. Nel terzo articolo invece si determina la gestione dell'ordine, cioè c'è un capo ordine che è il Presidente della Repubblica e c'è un ordine eretto da un consiglio composto da un presidente che è un generale di corpo d'armata, da 4 membri ufficiali generali o ammiragli, più un presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti, nominati sempre dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della Difesa. Al quarto articolo invece viene descritta l'onorificenza che viene concessa dal Presidente della Repubblica, che deve essere fatta su proposta del Ministro della Difesa, e gli interessati dovevano fare domanda personale, essere quindi in vita e tramite chiaramente il comune di residenza al momento della domanda. Nel quinto articolo c'è la concessione di un piccolo assegno vitalizio per quanti non avevano possibilità di sussistenza. Il sesto e il settimo sono degli articoli di procedure per la domanda. Ecco, qui possiamo vedere un facsimile del diploma di cavaliere di Vittorio Veneto. Qui veniva messo il numero d'ordine, la data del decreto, il nome e cognome del cavaliere con la firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine. Una piccola curiosità: sul lato sinistro c'è l'effigie del Castello del Buon Consiglio di Trento, che è il castello d'onore dei cavalieri, mentre sul lato destro c'è la Cattedrale di San Giusto a Trieste, che è considerata la chiesa d'onore dei cavalieri. Sull'altro lato possiamo vedere la croce del cavaliere di Vittorio Veneto con il suo nastrino e la medaglia celebrativa del 50° della vittoria. Si passa quindi a quello che è l'elenco nominativo. Nell'elenco nominativo ci sono il nome, cognome e nome di ogni singolo insignito. C'è il sobborgo dove questi abitavano, c'è la città principale del sobborgo, c'è l'indirizzo dove è stato inviato il diploma, c'è la data di nascita di ogni singolo cavaliere e c'è la data del decreto. Su questi elenchi non dovete cercare chi è morto prima del 1968, perché, come dicevo in precedenza, la domanda doveva essere fatta dalla persona che doveva ricevere il titolo. L'elenco che troverete riporta in ordine alfabetico e non di città e di sobborgo,
e ovviamente il libro non ha la pretesa di essere perfetto, ma è perfettibile anche con il vostro aiuto, per cui se avete la documentazione e non trovate il nome iscritto negli elenchi, basta che ci comunichiate il diploma, ci fate avere il diploma o ci comunichiate la notizia e noi li aggiungeremo perlomeno qui nella nostra, nel nostro memoriale dei Cavalieri di Vittorio Veneto.